Buonasera a tutti. La stagione calcistica ormai virtualmente conclusa, quindi questo è l'ultimo appuntamento stagionale, il 38esimo con la nostra trasmissione. Restano da disputare ancora alcuni spareggi nei campionati minori, che poi vi illustrerà Giuliano Gubinelli. Ovviamente in bilico il destino dell'Ascoli in Serie B, che giovedì disputerà un po' la gara della vita del Duca contro la Virtus Entella nel ritorno dei play-out dopo lo 0-0 di Chiavari, e potendo contare per la salvezza su due risultati su tre. La San Benedettese, come molti di voi sapranno, è attesa dalla doppia sfida con il Cosenza. Dopo aver eliminato il Piacenza, si inizierà mercoledì prossimo, poi alla Riviera domenica 3 giugno, nel secondo turno nazionale dei play-off di Serie C. Oggi purtroppo il Porto d'Ascoli è uscito dai play-off promozione nel campionato di eccellenza, perché la formazione biancazzurra, dopo la vittoria in Romagna 7 giorni fa per 1-0, è stata sconfitta in casa in maniera inopinata 4-2 dai Ravennati del Classe, dopo essere andati in vantaggio per 2-1, ed è purtroppo l'ennesima delusione di un'annata abbastanza mediocre, per non dir peggio, per le nostre formazioni. È un po' una sorta di ultimo giorno di scuola, e con noi ci sono due amici: Gianluca Fenucci, allenatore. Buonasera Gianluca. Buonasera a voi, grazie. E Pippo Renato Monterotti, reduce dall'esperienza vincente con il Giulianova nel campionato di eccellenza abruzzese. Buonasera Pippo. Buonasera, grazie dell'invito. E ben ritrovato. Buonasera anche alla nostra Sara. Buonasera a tutti. Per interagire con noi, Sara, lo ricordiamo Ovviamente sì, lo velocissimamente. ricordiamo per l'ultima volta, la nostra pagina Facebook, Le Marche nel Pallone, e poi naturalmente il nostro numero di WhatsApp nel quale aspettiamo tantissimi messaggi. Nell'ultimo giorno di scuola, Gianluca, di solito si facevano le pagelle. A noi non piace molto, insomma, questo modo di comportarsi, però, come dire, un bilancio è doveroso farlo. E è stata una stagione, ancora una volta, dobbiamo dirlo, per il calcio marchigiano, con poche note liete. La vi spesero certamente. Il Materica, che ha sfiorato un exploit che sarebbe stato clamoroso. Soddisfacenti anche le annate di Fermana e Fano, che si sono riuscite a salvare in Serie C. Sia pur con metodologie diverse, diciamo così. In Serie D, Fabriano, Recanatese e Sangiustese hanno disputato buone stagioni, ma pesano le tre retrocessioni di Jesina, Monticelli e Fabriano Cerreto, che ridurranno sensibilmente la presenza delle squadre della nostra regione nel massimo torneo dilettantistico. Insomma, Gianluca, proprio parlando di consuntivi, è un trend purtroppo negativo che prosegue, no? Ormai da qualche anno. È l'ultimo giorno di scuola, qualche studente bigia, no? E a scuola non ci va. Però noi non ci sottraiamo e facciamo questo bilancio a cui ci hai un po' spinto a fare. Sicuramente la stagione non è stata positiva, soprattutto in Serie D, ma direi anche globalmente. Oggi mi dispiace, come avevi detto tu, della sconfitta del Porto d'Ascoli, perché il Porto d'Ascoli aveva comunque giocato una stagione veramente da protagonista, prima nelle Marche e poi anche nell'andata di classe. Purtroppo ci sono stagioni così, il nostro calcio nelle Marche non è che veleggi a risultati troppo soddisfacenti. Adesso speriamo nella salvezza almeno dell'Ascoli, perché Altrimenti sarebbe sarebbe un'ecatombe. veramente una Sarebbe un'ecatombe. drammatica a livello sportivo. Beh, direi di sì, per quello che può essere drammatico, insomma, un epilogo del genere, perché parliamo sempre comunque di calcio. Pippo, facevamo un piccolo conto poco prima di andare in onda. Insomma, al momento, quando negli anni scorsi avevamo 9-10 squadre in Serie D, l'anno prossimo le Marche potranno contare solo su 5 squadre, che sarebbero sostanzialmente il Materica, la Sangiustese, la Recanatese, il Castelfidardo e il Montegiorgio neopromosso. Davvero una miseria. Purtroppo è una triste realtà, e questa è la dimostrazione che la Serie D è un campionato molto, ma molto difficile. Perché quando si sta in Serie D, io la chiamo un po' la Serie A del popolo, perché quando si parla poi di professionismo vero, qui parliamo di un altro calcio che non ha nulla a che vedere. La Serie D va apprezzata, ecco perché dico tante volte chi si trova in Serie D. E se non è, la vittoria non è soltanto chi arriva primo, ma è fondamentale mantenere la categoria, è fondamentale conoscere tanti meccanismi e farsi conoscere. Esistono le società piccolissime, tipo che so, l'Agnone, che sono 10 anni che sta in Serie D. 12, Perché esattamente. per loro la vittoria è comunque la permanenza in quella categoria. Va
dare un seguito agli anni, cioè dare una struttura alla società che possa continuare come punto di riferimento, quello è fondamentale, ecco, cosa che sta facendo secondo me molto bene qui in zona la Recanatese. Però, come ripeto, però tu sai che la Recanatese, anche lei nei suoi 12 anni, adesso domenica avevamo ospite il presidente Guzzini, tra gli altri ha vissuto diversi patemi. No? Con alcune retrocessioni, poi salvate con il ripescaggio. Quindi però l'esperienza dovrebbe insegnare che la Serie D va mantenuta a tutti i costi e per mantenerla c'è bisogno assolutamente di un trade union fra l'amministrazione, gli imprenditori, eccetera, perché la Serie D è un patrimonio proprio, deve essere un patrimonio del paese in maniera importante. Diciamo anche, Gianluca, che ha un campionato particolarissimo e diverso dagli altri, un po' per la regola dei 4 under che continua e che comunque condiziona per tutta una serie di situazioni le squadre marchigiane, non ovviamente per il fatto che ci sono piccolissime realtà accanto a grandi centri con problematiche estremamente diverse, per il fatto che c'è una promozione a girone ed è una sorta di imbuto per andare tra i professionisti e che invece le retrocessioni sono parecchie. Sì, è vero, come diceva Pippo, come dicevi tu, è un campionato molto difficile. Io ho allenato tanti anni in Serie D, ci avevo giocato prima quando si chiamava anche interregionale, e sicuramente le difficoltà, soprattutto a livello organizzativo, no, di strutture, di società, sono aumentate. Però io dico sempre che il calcio è semplice, molto spesso sono le persone che lo rendono troppo difficile. Se c'è una società che capisce che bisogna lavorare con calma, con pazienza e anche con un po' d'umiltà, soprattutto parlo delle neopromosse, per esempio era il caso della mia esperienza al Fabriano Cerreto, come della prima volta che allenai in Serie B la Monturanese nel 98-99. Era una neopromossa, però lì c'era comunque un'umiltà, uno spirito di corpo un po' diverso. E allora dico che se le società sono a posto, e molte delle società marchigiane sono a posto, direi quasi tutte, ma c'è quella caratteristica che dicevo e c'è una collaborazione vera, una sinergia vera tra società, allenatore e giocatori, io credo che non c'è bisogno di per forza spendere tantissimi soldi. Certo, ci vogliono comunque molti più soldi che in eccellenza, però faccio l'esempio del Monte Giorgio, so già, l'ho allenato 2 anni, bisogna fargli veramente tanti complimenti. Io penso di sapere che Zeno Cesetti, Belleggia e la società non faranno pazzie, però non faranno e non faranno voli pindarici, ma faranno una squadra e sicuramente alla fine, per carità, Monte Giorgio è piccola e non è che possono competere armi pari forse con tutti. Però secondo me lì c'è il modo giusto di vedere il calcio. Monte Giorgio che viene da 25 anni rotti di eccellenza, dove comunque qualcosa vuol dire. Eh sì, gli ossi te li fai, insomma, certo. Anche a forza di prendere bastonate. Chiaramente qui volevo coinvolgere anche Sara Santacchi. In questo momento il punto interrogativo grande è cosa farà, insomma, il Matelica del futuro, perché ci sono 1000 chiacchiere, 2000 indiscrezioni sulle intenzioni del presidente, ma in questo momento, Sara, l'unica cosa certa è che non sappiamo nulla sostanzialmente. Sono 1000 chiacchiere ma tutto tace, ma come tutto verrebbe tace. Da dire, nel senso che poi in realtà non ci sono novità diverse rispetto a quelle di cui parlavamo una settimana fa, cioè la stagione si è conclusa una settimana fa appunto con la vittoria dei play-off. Da lì probabilmente dopo una stagione così dispendiosa a livello anche proprio emozionale, no, se vogliamo, perché comunque sfiorare la vittoria del campionato e quant'altro comunque impone anche un attimo di relax, di rilassatezza per prendere poi le decisioni non sulla scia delle emozioni ma a mente fredda. Comunque, mi permetto di dire una cosa su questo, perché poi Gianluca è un vecchio lupo di mare come me, ma anche Pippo Renato Monterotti, visto che il calcio marchigiano è in questo momento scarno oggettivamente di risultati ma anche di personaggi che sono, magari poi approfondiremo questo discorso, che investono proprio nel calcio, ecco, perdere tra virgolette un patrimonio come Mauro Canil, che ci ha messo
pur con mille errori negli ultimi anni, ma che ci ha messo comunque passione e tanto denaro, sarebbe delittuoso per il nostro movimento. Non so che ne pensi. Credo che a Canil vada solo detto bravo e fatti tanti complimenti, perché io ricordo anche quando giocavano in eccellenza, un anno io allenavo la Biagio, c'era una, no, loro arrivarono primi, noi secondi. Hanno sicuramente, no, speso tanto a livello anche di risorse economiche, però hanno ottenuto grandissimi risultati. Secondo me anche con buone idee come quest'anno. Poi per una serie di circostanze non ce l'hanno mai fatta, ma questo rientra anche in quello che dicevi, in un campionato che premia solo la prima e forse è il più difficile, perché io dico sempre che per esempio è quasi più facile salvarsi per una squadra di Serie A in Serie A che per una squadra, no, così così in Serie D, perché poi devi arrivare. Devi tenerne dietro 7, 6, No, come se vuoi campionato. vincere, devi comunque andare per forza a finire primo. Anche arrivi secondo, non è che c'hai i playoff che ti danno una certezza come magari in altre categorie. Così come è strutturato il campionato di Serie D è letteralmente micidiale, forse andrebbe un po' rivisto proprio nella sua struttura. Ecco, però quello che tenevo a dire, insomma, è che personaggi, imprenditori come Canil bisogna tenerseli stretti, ma lo diciamo proprio per cercare di tutelare, diciamo così, il panorama calcistico regionale che, come abbiamo detto, è piuttosto scarno. Adesso parliamo delle vostre esperienze personali per qualche minuto. Pippo Renato Monterotti, lo conosciamo tutti, una grande esperienza a questi livelli nella nostra regione, ma ha seguito nelle ultime stagioni il presidente Bartolini a Giulianova, altra piazza che veniva da una retrocessione sanguinosa, la rinuncia all'eccellenza, il ripartire dal campionato di promozione abruzzese, una piazza Giulianova, per chi non la conosce, diciamo che mangia e respira calcio praticamente 24 ore al giorno, un po' per la sua storia, tanti anni di serie C1 e C2, ma ad alti livelli. Tanti scudetti vinti a livello giovanile, io ricordo la Berretti del Sì, sì. Giulianova che era un'istituzione Sì, vero. praticamente. E Bartolini insieme a te e insieme ovviamente ai giocatori, Direttore generale, Vernacotola. esatto, il direttore generale, siete riusciti a riportare questa squadra vincendo l'eccellenza abruzzese alla Serie D del prossimo anno e non era un'impresa facile perché tra le altre squadre c'era il Chieti che era una vostra avversaria. Sicuramente a inizio campionato non era il Giulianova la squadra, secondo me, la super favorita. C'erano un lotto di tre o quattro squadre, tra cui lo Spoltore, lo stesso Paterno, il Chieti, perlomeno queste che se la battevano insieme a noi. Qui va dato atto comunque alla società che ha saputo scegliere degli uomini importanti, ma uomini prima che calciatori. In questo è stata, secondo me, la chiave di tutti i successi, Tozzi perché Borsoi continua ancora a segnare, sì, continua a sì. segnare, ma più quello che conta è lo spogliatoio che si è riuscito a creare. Lo spogliatoio è stato veramente l'arma in più. Poi io, come ripeto, quando parlo dei tifosi, tante volte dico non sono degno di parlare di alcuni tifosi, di genere di tifosi di alcune piazze, perché esistono delle piazze che rappresentano l'Italia e io sono orgoglioso comunque di aver vissuto con loro questi anni e averli conosciuti, mi è servito a livello di esperienza e posso dire con certezza che veramente sono tifosi che spostano gli equilibri, assolutamente, come li può spostare i tifosi di società importanti tipo l'Ancona, lo stesso Ascoli e San Benedettese, perciò loro sono veramente tifosi che meritano il mio applauso e sono orgoglioso di essere stato con loro. Parlavamo anche di un'altra squadra, il Paterno, no? Che da tantissimi anni che comunque prova la salita in Serie D e che continua a non riuscirci, oggi ha perso i play-off con la Dispoli, a dimostrazione anche comunque della Verissimo. competitività di quel campionato. Il Paterno ricorda un po', invertendo le categorie, il nostro Potenza Picena, che non riesce a smuoversi dalla promozione quando meriterebbe minimo l'eccellenza. Il Paterno è un po' meno, più o meno è sullo stesso filone. Facciamo un in bocca al lupo al Potenza Picena, di cui poi parleremo Sì. perché voi avete visto proprio la partita di playoff oggi con l'Elvia Recina. Un in bocca al lupo anche perché credo che sia una delle squadre che ha perso in totale il maggior numero di finali a livello regionale e forse il Paterno segue un po' la sua scia. E,
Bartolini rimarrà a Giulianova quindi per il prossimo anno. Sì, io non l'ho sentito più dall'ultima giornata di campionato. Comunque va dato atto a lui che quello che ha promesso ha mantenuto a livello calcistico, perché portare in 2 anni una squadra dalla promozione, stravincerla, vincere tutto quello che c'era da vincere. Anche la Coppa regionale. La Coppa regionale l'abbiamo vinta e siamo usciti ai quarti di finale della Coppa Italia nazionale, ma siamo usciti in una situazione molto rocambolesca, perché c'è stato la partita andata, era il momento peggiore in assoluto, quella giornata proprio con 5 assenze eccetera. Poi il ritorno col Pomezia, abbiamo vinto 2-0, ma lì lo spettacolo, ripeto, il bello di queste piazze è che uno non guarda soltanto la partita, ma guarda anche gli spalti, perciò veramente c'è il 12° uomo. Cose che fanno bene al cuore anche agli appassionati di calcio. E rimanendo per un attimo in Abruzzo, Pippo, cercando un po' di fare le carte al prossimo campionato di Serie D, sempre premettendo se rimane la stessa conformazione geografica, perché noi diciamo spesso, si dice che si cambierà, però alla fine sono 15 anni che il girone rimane praticamente lo stesso. Forse proprio in Abruzzo potremmo cercare quelle che potranno essere le favorite dell'anno prossimo, perché per esempio il Pineto, adesso vedremo se rimarrà Daniele Amaulo, ha già preannunciato propositi bellicosi, una squadra che sicuramente avrà grande ambizione il Francavilla, perché ha una struttura societaria molto forte, l'allenatore è già noto, è Paolo Rachini, che qualcuno nelle Marche ricorderà ex giocatore della Fermana ai tempi della Serie B, il presidente Paris dell'Avezzano che cerca questo ripescaggio, che secondo me sarà quasi impossibile, sembra aver trovato un altro socio, quindi riparte con grande ambizione, non sapremo se ci sarà l'Aquila, forse no, però diciamo le Marche tanti anni che vince il campionato di Serie D, l'anno prossimo la vedo un po' più difficile la cosa. Il prossimo anno sono tutte percezioni. Siamo a maggio. Io personalmente anche quest'anno vedevo molto bene il Francavilla, è partito un po' tardi come inizio campionato eccetera, però il Francavilla secondo me il prossimo anno sarà tra le favorite della Serie D. Il Matelica ce lo mettiamo d'obbligo e sarebbe bello che riuscisse finalmente a poter fare qualcosa. Poi c'è il Pineto, per dire, ma la stessa Vastese. La Vastese con Ottavio Palladini, no? Sono società comunque che però non ambiscono, il Pineto credo, secondo me, non ambisca, poi se vinci è tutto di guadagnato, è bello, poi vediamo se quando uno riesce a fare poi la Lega Pro. Però sono quelle squadre che comunque per loro la Serie D va bene. Cioè hanno creato l'habitat che è molto importante, però ripeto sempre, è molto importante quello che ruota intorno alla società, perché quando c'è soltanto un uomo al comando si stanca quell'uomo, finisce tutto quanto il giocattolo. Il bello è sempre sarebbe quando, avere un pool di dirigenti importanti che collaborano, perché noi nelle Marche abbiamo un esempio molto che ricordiamo, quello di Fossombrone. Allora ecco, l'importante è coinvolgere sempre più persone del territorio. Poi il presidente è il presidente, ci mancherebbe. Però il coinvolgere dall'amministrazione agli imprenditori è fondamentale. Assolutamente sì, però Gianluca, tornando alle nostre vecchie Marche e guardando al prossimo anno, l'unica di queste squadre di Serie D che si sta muovendo e sta concretamente costruendo la squadra per l'anno prossimo è la Recanatese. Ma sì, tra l'altro di questa settimana anche di intravedere a Senigallia Alessandrini e il direttore sportivo Ciani. Evidentemente si stanno muovendo e secondo me le società che sanno dove vogliono arrivare si muovono per tempo, programmano, giustamente hanno confermato Alessandrini che ha sicuramente svolto un lavoro molto significativo, perché poi è vero che la Recanatese è cambiata radicalmente, ha preso giocatori davvero importanti, però sicuramente la mano dell'allenatore si è notata e quindi per me la Recanatese, che ha già una struttura societaria, ha una impiantistica di prim'ordine, per me la Recanatese nel prossimo campionato reciterà un ruolo comunque di prim'ordine, può ambire tranquillamente a stare nelle prime posizioni. C'è una linea poi, Gianluca, ben delineata, confermata dallo stesso presidente Guzzini, cioè cercare anzitutto di riconfermare l'ossatura che ha disputato un girone di ritorno assolutamente strepitoso in questo campionato, e così stanno facendo, perché le riconferme ufficiali
oltre a quelle dei giovani, sono quelle di Pera, di Lunardini e di Olivieri, gente che non rimarrebbe se non ci fosse un programma chiaro e certo, anche sotto certi aspetti ambizioso, no? Sicuramente, del resto bisogna essere anche onesti, per tenere questi giocatori devi avere anche una forza economica che non da tutte le parti c'è. Però, ripeto, chi inizia prima, alla fine, secondo me, è avvantaggiato. E questo muoversi così in anticipo, tra virgolette, dall'Arcanantese, dimostra che le idee sono chiare, che vogliono soffrire meno e vogliono recitare un ruolo di prim'ordine. Poi parleremo della Jesina, su cui probabilmente ci sono molte cose da dire. Adesso volevo toccare un altro argomento, che è più di carattere generale. Perché, secondo voi, mentre magari in Abruzzo, ma anche in altre regioni, il discorso è un po' diverso, Pippo, iniziamo da te, il calcio ha così poca attrattiva per un imprenditore che vuole investire? Qualche lustro fa non era così, almeno nelle Marche, c'erano molti imprenditori che investivano. Eppure, continuo a dire, ci sono piazze nella nostra regione che hanno fame di calcio a certi livelli, ma gli imprenditori stentano. C'è una spiegazione, secondo te, o è questione, come si dice in economia, di congiuntura? È una sicuramente anche quello. Ricordo però che anni fa c'era spesso alcuni presidenti che venivano messi in certe società perché magari perché facevano un certo tipo di lavoro per quell'amministrazione, eccetera. Finito quel lavoro, parlavamo di Prima Repubblica. Però erano spesso così che si notavano presidenti. Io invece quello che purtroppo fa la differenza è quando un qualcuno lo fa realmente con passione, ripeto, innanzitutto se lo devi un attimino permettere. Chiaro. Però avere vicino e trovarsi dei collaboratori importanti è fondamentale perché una persona da solo non può farla, perché nella migliore ipotesi vince, ma anche a vincere poi ti stanchi. E quando non c'hai vicino qualcuno comunque che ti aiuta e che ti sta vicino, comunque che condivide con te un progetto insieme alla comunità, è difficilissimo. Prima c'erano alcuni presidenti che non erano manco legati al territorio, presidenti che erano prestati perché dovevano finire un lavoro, eccetera. Adesso probabilmente io noto più presidenti, forse in Abruzzo, qui nelle Marche alcuni non li conosco, adesso ci sono molti cambiamenti societari, più presidenti che sono dei tecnici, che capiscono comunque di calcio. Prima magari alcuni presidenti erano presidenti che pagavano, però di calcio capivano poco. Adesso ci sono magari più presidenti che per una serie di motivi tecnicamente capiscono qualcosa in più, però comunque sia il calcio fa sempre parte di quel discorso dell'economia, quando i soldi non girano anche il calcio ne risente in maniera importante. Io, Gianluca, non voglio scomodare Costantino Rozzi, che no, è stato un esempio unico a livello nazionale, che ho avuto anche la fortuna brevissimamente di conoscere, quindi lui fa un discorso a parte e merita un capitolo a parte. Però tu ricorderai Magliani, certo, i Vignoli, certo, i Latini, mecenati che adesso non ci sono più. C'è un motivo, secondo te? Loro alla fine non erano legati ad appalti, forse Magliani, ma neanche tanto. Erano legati però al territorio in maniera viscerale. Giusto, alla base c'è sempre la passione, c'è una forte passione, e le persone che hai nominato, che io ho conosciuto praticamente tutte, qualcuna molto bene come Magliani, che mi fece tra virgolette il primo contratto, il primo precontratto si chiamava, perché poi ero giovanissimo, però conobbi bene tutti quelli che hai nominato. E lo diciamo a beneficio, scusami, dei nostri telespettatori: Natale Magliani è il presidente dell'Anconitana pre-Longarini. Dell'Anconitana pre-Longarini, è vero. Anconitana in C1, comunque. Sì, gli anni, diciamo, fine 70, 80, eccetera. E la passione, dicevo, è il minimo comune denominatore che lega queste persone. Poi secondo me c'è anche un problema di crisi generale, come diceva anche Pippo, dell'economia. C'è un problema di burocrazia, credo che sia molto difficile adesso, anche a livello fiscale e economico,
far calcio a buoni livelli, e per un imprenditore ci sono anche tante altre attrattive magari che un tempo non c'erano. Però la vetrina rimane, no? Perché certo, il calcio è sempre sulle prime pagine di tutti i giornali, insomma se ne parla anche parecchio anche nelle nostre televisioni, quindi sostanzialmente almeno quello è rimasto, però ci sono mille altre scelte, sono veramente cambiati i tempi da questo punto di vista. E a proposito di società e di dirigenti, parliamo di questa Jesina che tu hai visto perdere lo spareggio play-out a Sant'Egidio della Vibrata contro il San Nicolò. Diciamo l'ennesima gara da mille rimpianti di una stagione da mille rimpianti. Ma sì, la Jesina l'ho vista diverse volte, perché dopo il mio esonero da Fabriano l'ho vista sicuramente almeno 5-6 volte. E domenica scorsa a Sant'Egidio alla Vibrata è stato un po', ecco, diciamo l'ultimo anello di una catena non fortunata, di un'annata che comunque non era nata malissimo, ma poi si è dipanata in maniera sicuramente mediocre. Anche domenica la partita si era messa nel modo migliore, perché Trudo aveva fatto un gran bel gol. Poi dopo ci sono stati errori, leggerezze, un pizzico di sfortuna, ma è chiaro che quando giochi una partita secca dove devi vincere per forza è difficile. Io credo che i problemi purtroppo siano anche maturati nel corso degli anni. Io ero in panchina quando praticamente centrammo la Serie D, è vero che arrivò con il ripescaggio, però vincemmo contro il Piano San Lazzaro a Falconara, uno spareggio che praticamente il Piano San Lazzaro era l'ancona, perché c'era Andrea Marinelli a fare il presidente e avevano una squadra super favorita. Poi l'anno dopo con la Jesina centrammo addirittura i playoff da neopromossa a Teramo, giocammo, vincemmo in casa con Rimini, col Teramo stesso. E niente, è chiaro che c'è tristezza, c'è amarezza, perché anche Pippo c'era. La Jesina muove l'amore, muove la passione, muove le persone, perché anche a Sant'Egidio in una partita sì, sicuramente molto importante, ma comunque un play out, c'erano 500 Jesini, quindi evidentemente, non so, mi ricordo a Kras, per a Kras Repen, che è fuori dal mondo tra virgolette, perché in Slovenia c'erano 500 Jesini ed era un playoff per l'eccellenza, la cortina di ferro la vedevate a un passo praticamente. E dispiace tanto, perché a parte che io ho allenato la Jesina a 4 anni, ci ho giocato un anno, ho vinto un paio di campionati, uno da giocatore, uno da allenatore, c'è amarezza. Io spero che questa, no, questa piccola rivoluzione societaria possa portare sicuramente nuova linfa, anche se bisogna dar atto a Polita, che nel corso degli anni credo che abbia tenuto in linea di galleggiamento la barca. Non è facile, come dicevamo prima, nonostante 8 campionati di Serie D, certo, insomma. Nonostante Iesi, secondo me c'è una grande fame di calcio. Vabbè. Se scocca un attimo la scintilla, è facile ritrovare un paio di mila persone allo stadio. Piazza che dal 1991 manca dal calcio professionistico. Non c'è dubbio che se gli dai una squadra con ambizione per cercare di salire, adesso vedremo come andrà il ripescaggio, insomma il Carotti tornerà ad essere pieno. Noi abbiamo anche anticipato sul nostro sito utvrs.it alcuni nomi che potrebbero far parte di questa nuova compagine societaria. C'è il commercialista Giancarlo Chiariotti, l'imprenditore Barigelli, c'è un imprenditore di un'azienda vitivinicola di Staffolo. Adesso vedremo insomma se questa cosa andrà in porto. Sicuramente Gianluca, si è avuta chiara a Sant'Egidio la sensazione di una epoca, di un'era, quella Polita importante, comunque con i suoi meriti, e di un'altra che si deve aprire, no, per il futuro di questo club. Io credo che comunque qualche altro imprenditore che poteva aiutare l'avvocato Polita e gli altri dirigenti era obbligatorio trovarlo. Poi le forme, è chiaro, le troveranno loro. Non so se ci sarà una collaborazione, se i nuovi, giustamente entrando, pretenderanno di, no, di avere in mano, diciamo, il timone
del comando, però indubbiamente c'era bisogno, secondo me, anche di qualcuno che aiutasse i vecchi dirigenti, perché poi, come diceva Pippo, non è facile per uno, due o tre persone tirare avanti 10 anni, 15 anni di calcio, come ha fatto anche l'avvocato Pulita. Non c'è dubbio, e diamo anche, grazie a te Gianluca, questa piccola anticipazione, collegandola proprio alla Jesina, perché si era detto di una trattativa in via di definizione con un imprenditore del Camerun, Ngani, che invece, vista la mala parata Jesi, ha deciso di fare armi e bagagli e trasferirsi, forse in bicicletta, perché chiaramente la distanza è molto breve, a Chiaravalle con la Biagio Nazaro, che sarà, lo possiamo dire, guidata l'anno prossimo in panchina da tuo fratello Giovanni, a cui facciamo un grandissimo in bocca al lupo e che abbiamo stimato tantissimo come calciatore. Dicono di sì, non c'è niente di ufficiale, però sì, con Giovanni parliamo pochissimo di calcio, parliamo poco in generale perché abbiamo attività diverse, però mi diceva che sicuramente c'era questa vicinanza. Penso che per lui è importante. È stato un po' così anche per me. Io ho iniziato a fare l'allenatore giocatore alla Biagio e in eccellenza. Quindi penso che sia una bella vetrina. Giovanni è preparato, è una persona eccezionale. Credo che sia l'uomo giusto al posto giusto e anche uno di quelli che possono sfatare il motto che nessuno è profeta in patria. E inizia infatti proprio dalla sua Chiaravalle. Adesso andiamo dalla nostra Sara per sentire se ci sono alcuni messaggi sulla nostra pagina Facebook o sul numero WhatsApp che vedete in sovrimpressione. Si arrivano puntuali i primi messaggi, date il giusto merito, ci scrivono al nostro presidente Gabellini, Fano, vede la C, grazie a lui. Beh, indubbiamente comunque. Gabellini, se mi permetti Sara, fa parte di quella genia di persone a cui fa parte anche Mauro Canil, che bisogna tenere stretta. Avrà sbagliato 2000 cose, è vero che il Fano è da 2 anni che è sempre ultimo, però riesce a salvarsi sia pure in extremis, però Fano è in Serie C, Gianluca, non ce lo dimentichiamo mai, Certo. campionato che ti devasta sotto tutti gli aspetti, in primis quello economico, e Gabellini ha dimostrato di avere le spalle larghe. E poi ancora Super Pippo torna a fare il team manager nelle Marche, ti vedrei bene a Tolentino. Pietro De Angelis. Grazie Pietro. Accogli l'invito? Innanzitutto devo sapere se mi confermano a Giulianova. Beh, Tolentino a proposito di belle piazze, no? Non Beh, sarebbe ecco, male. Tolentino, ecco, un'altra società che deve assolutamente ambire alla Serie D, perché ha tutte le potenzialità, una struttura, eccetera, eccetera. E la passione pure, c'è il presidente che io saluto, Marco Romagnoli, che è molto, ma molto appassionato di calcio e vorrebbe veramente, e l'ha detto pure che vorrebbe coronare i 100 anni, mi sembra, Credo che di nel storia del 2019 ci Tolentino. siano i 100 anni del Tolentino. E sarebbe Gianluca. bello pure con anche il mister, ne sa più di me, insomma, sai qualcosa come funziona Tolentino, Certo. perciò lì quella parte conosce tutti, Gianluca. Ha Però avuto però Tolentino sempre il merito, adesso magari in eccellenza, ha vissuto anni migliori, però è sempre stata su questi sì, livelli, non però ha. doveva alzare l'asticella, secondo me. Come ripeto, quando uno parla dall'esterno, dopo mi si può tacciare pure di non mettere il dito nella piaga oppure di non turbare le vicende altrui. Però Tolentino credo che il prossimo anno faccia realmente una squadra per vincere il campionato. Vabbè, È una mia sensazione, la deve fare assolutamente. beh, la piazza sicuramente, ripeto, La lo deve merita anche fare. per la passione che segue. Poi parleremo di un'altra piazza importante che manca dal grande calcio. Vecchia Guardia ci scrive ancora sul discorso di Mauro Canil, ma su questo abbiamo già detto, anche interpellando un po' la nostra Sara che segue le vicende del Matelica, che fino a questo momento l'unica notizia certa è che appunto non ci sono certezze. E allora torniamo per quest'ultima parte con Pippo Renato Monterotti e Gianluca Fenucci a parlare di un'altra piazza che ha fame di calcio e parliamo di Macerata. Questo perché? Perché nel pomeriggio avete assistito ad una semifinale playoff del campionato di promozione tra Potenza Picena ed Elvia Recina. Ha vinto il Potenza Picena per 4-2, l'Elvia Recina era andata in vantaggio con una rete di Oggia, giocatore albanese credo all'inizio del primo tempo, poi c'è stata la rimonta del Potenza Picena e nel finale il gol di De Crescenzo, ma che non ha cambiato insomma la sostanza delle cose. Elvia Recina, che è l'espressione calcistica di Villa Potenza, ma in questo momento è anche la massima espressione della città di Macerata dopo la scomparsa della maceratese. Partiamo da un dato ambientale.
Pippo, poi con Gianluca parleremo dell'aspetto tecnico, grandissimo pubblico da categorie superiori, non da categoria superiore, vero? Il Potenza Picena sono anni che comunque è assistito da un pubblico veramente che merita categorie assolutamente superiori, ma non solo per i tifosi, ma anche per la struttura societaria. Comunque non dimentichiamo che, pur essendo in promozione, ha comunque un settore giovanile importante, ha delle manifestazioni nell'arco dell'anno molto importanti, ha dei nomi importantissimi che hanno vestito quella maglia. Cioè, ci sono, ecco, quella società, come dicevo prima, Tolentino, secondo me merita che faccia una squadra per andare in Serie D. Potenza Picena, Porto Poten Potenza Pensa Picena, Picena, mamma Poten mia. scusa, Potenza Picena merita assolutamente l'eccellenza e rimanere in eccellenza, e sarà. Poi quando vinci un campionato c'è proprio L'entusiasmo. l'entusiasmo che non ti porta, ti porta sempre a fare qualcosa, perché è di positivo. È Di come il marcescì? Monticelli, l'esempio Beh, classico, no? certo. Dalla promozione l'inerzia l'ha portato fino in Serie D. Poi l'inerzia c'è anche al contrario, però. L'immarcescibile Degano, come l'avete visto? L'ho visto, si è calato bene, gli vogliono bene, è il pezzo pregiato, però ci sono altri che comunque sia meritano di essere suoi compagni, perché ha una squadra che lotta e che comunque vuole raggiungere tutti insieme un obiettivo. E secondo me lo meritano, lo meritano. Gianluca, è stato il fattore campo a fare la differenza in questo playoff oppure l'obiettiva forza tecnica del Potenza Picena? No, sicuramente, come diceva Pippo e anche tu hai sottolineato, giocare a Potenza Picena da avversari non è facile perché hanno un grande pubblico, hanno tanti tifosi appassionati e già quello ti rende comunque la vita difficile. Poi l'Elvia Recina era stata anche brava e fortunata a trovare il gol con Oxa, che io avevo a Montegiorgio, un giocatore di centrocampo che però qualche gol lo fa. Però poi ho visto il Potenza Picena un po' più tonico, più voglioso, più determinato. Hanno trovato l'1-1 con un bellissimo tiro da fuori, anche se vogliamo un pizzico fortunato, ma da quel momento in poi non c'è stata partita e ho visto l'Elvia Recina un pochino sulle gambe e colpita a livello psicologico, quindi direi che la vittoria del Potenza Picena non fa una grinza, è meritata e auguro a questa squadra, come diceva anche Pippo, di arrivare fino in fondo perché hanno un pubblico e anche penso una struttura societaria veramente meritevole. Faranno la finale contro il Montefano che è andato a vincere sul campo dell'Azzurra Colli del Tronto per 1-0, quindi vittoria in trasferta per la formazione viola, quindi ci sarà un derby come finale playoff del girone B appunto tra Potenza Picena e Montefano, mentre nel girone A la finale è già stata guadagnata dal Sassoferrato Genga. Poi vedremo, chiaramente si aspetta l'ennesima estate caldissima perché il pronostico forse Gianluca più difficile è quante squadre ci saranno in eccellenza l'anno prossimo, visto l'ecatombe di retrocessione in Porto È d'Ascoli che vero. non riesce ad essere promosso, quindi pensare un'eccellenza a 16 squadre mi sembra l'unica cosa da escludere in questo Penso momento. che sia difficile, nonostante secondo me anche a ragione il comitato regionale ha cercato di difendere Il format, sempre certo. il format a 16, che secondo me nel massimo campionato regionale sarebbe quello più giusto, però in questa situazione credo che sia almeno prevedibile portarlo a 18. Ultima battuta, Ancona, Anconitana, primo passo verso la rinascita, la vittoria nel campionato ovviamente di prima categoria, ora ci sarà una finale per il titolo di prima categoria, caro Gianluca, tra Anconitana e Civitanovese. Una volta ci si giocava la Serie C o qualcosa in più Siamo su addirittura. scherzi a parte. Esatto, però adesso questo è il calcio 2.0, 3.0 e quindi dobbiamo adeguarci a questo. Però qui ad Ancona almeno ci sono le basi, no, per parlare di una risalita anche a breve termine, a prescindere dal campionato che farà, perché poi chiaramente si cercherà di inserire questa squadra in un campionato superiore rispetto a quello di competenza, anche se, ripetiamo, l'Anconitano in questo momento fa la promozione. Ancona ha tutto perché ha un presidente importante, Stefano Marconi, io l'ho conosciuto ai tempi in cui faceva il presidente della Biagio, è una persona di grande competenza, è una persona di grande serietà, di sobrietà e secondo me è la persona giusta per riportare in alto l'Ancona. Poi
hanno ripreso il direttore generale Sfrappa, che è un conoscitore di calcio, hanno le persone al posto giusto adesso. È chiaro che scalare le categorie non è facile, però il Giulianova per esempio insegna, credo che per queste categorie promozione, eccellenza, non dico che le vinci solo col nome, perché col nome non vinci niente, però con una oculata programmazione, con il pubblico che c'hai, con il blasone, con dietro, c'è anche da dirlo, una stampa che comunque è importante, favorevole, e deve essere così, perché sei capoluogo di regione, io penso che l'Ancona possa scalare abbastanza semplicemente un paio di categorie. Poi dopo magari si farà un po' più dura, però secondo me, tornando a Marconi, è la persona giusta al posto giusto. E c'è una differenza sostanziale rispetto a Civitanova. Voi direte che la differenza sta anche nella sofferenza con la quale la Civitanovese ha vinto il proprio campionato di prima categoria, ma il pubblico di Ancona, Gianluca tu mi aiuterai, ha seguito senza remore questa avventura di Marconi, no, certamente non nella sua totalità, ma i più affezionati si sono giustamente avvicinati a questa nuova esperienza, mentre a Civitanova ci sono ancora molti dubbi, incertezze e perplessità sulla nuova compagine societaria, ma in questo caso, caro Pippo, il tempo è galantuomo e vedremo insomma i risultati che si otterranno a Civitanova. Ultimissima domanda per entrambi, il vostro futuro prossimo, oltre al mare, Pippo? Ma io personalmente non saprei, io ti ripeto, io sono un team manager, non sono né un direttore sportivo né un allenatore, perciò diciamo che io posso anche soprassedere da avere un impegno imminente, devo sentire ancora la società, però non è il ruolo mio magari quello che serve per fare la squadra. Poi personalmente credo che sia importante dal punto di vista umano, lo reputo importante il mio ruolo, poi dipende da come uno lo fa. Io, è molto importante, io sinceramente, è il punto di collegamento tra squadra e società. Io sinceramente a me piace molto, perché i rapporti umani sono molto importanti, come ecco, un pregio del mister è che lui sa allenare gli uomini sia con i piedi che sui piedi che sulla testa, perché adesso non è più un allenatore che sa solo allenare, non è fine a se stesso, c'è bisogno anche di allenare altre componenti, muscoli del corpo, che sono molto ma molto più importanti forse degli assolutamente stessi piedi. Sì. Io mi auguro, non saprei quello che faccio, perché non dipende da me. A proposito, io perciò aspetto notizie. Un'ultimissima cosa a Giulianova, perché diciamo che non è stato confermato l'allenatore che ha vinto il campionato, che era Attilio Piccioni, no? E si era fatto il nome di un altro tecnico che comunque nelle Marche ha scritto una parola molto importante con la Fermana, ma poi anche come allenatore della Maceratese, Guido Di Fabio, ma mi pare che non c'è tripa per gatti per Di Fabio, o no? Per quanto riguarda il mister, era da diverso tempo che il mister stesso aveva detto che voleva smettere di fare l'allenatore. Poi per quanto riguarda il resto non è un compito mio, perciò non sono in grado di come il giudice parla con la persona informata, però, ecco, sui fatti. Però si sentivano notizie su Guido Di Fabio e Rachini, quello che poi è andato adesso a Francavilla, che allenava l'Arenato Curiangolana, però lui ha scelto l'altra società, però queste cose sono vicende che riguardano prettamente il presidente, perciò non saprei che cosa dire, perché da quando è finito il campionato io non sono più andato. Gianluca, per quanto ti riguarda invece, prestissimo, troppo presto. Spero di avere come team manager Pippo. A parte questo, sì, è un po' presto forse, molti hanno già gettato alcune basi, io... Beh, in pochi, dai. Aspetto, sì, aspetto, mi piacerebbe ancora continuare a stare in campo, perché penso di aver qualcosa ancora da dare e da dire, però insomma siamo sereni, c'è tempo. E il progetto ideale per te quale sarebbe? Il progetto ideale sarebbe avere una società che ha voglia di crescere insieme, che non ha troppa fretta, e adesso la fretta ce l'hanno un po' tutti, però che vuol costruire soprattutto magari con dei giovani, che poi vuol vincere, perché a me piace vincere, però secondo me qualche volta si confondono troppo le cose. Cioè, a me è piaciuto Allegri quando dice il calcio non è troppo tatticismo, la tattica è importante, però il calcio è fantasia, è corsa, è divertimento, anche sacrificio, applicazione.
Qualche volta noi ci facciamo prendere un po' troppo la mano in questo mondo, già dalle prime partite, da eventuali circostanze sfavorevoli, da qualche risultato negativo. Secondo me l'allenatore è ancora molto importante, pur essendo in tanti posti l'anello debole della catena. È importante perché se ci credi, un allenatore vero, che come diceva Pippo, sa qualcosa oltre il calcio, ti può aiutare a creare e a crescere dei giovani, dei ragazzi, dei buoni giocatori, perché poi parliamo di calcio. Quindi a me piacerebbe continuare a far questo mestiere, perché poi mi piace tanto stare in campo. Magari con qualche esasperazione in meno, che poi giusto, il disvalore che contraddistingue purtroppo questo calcio 2.0. Grazie a Gianluca Fenucci, con cui il lontanissimo 3 settembre scorso avevamo iniziato il nostro ciclo di trasmissioni. Dopo la vittoria a Francavilla. Dopo la vittoria a Francavilla. E sono d'accordo con Pippo, quella fu così, scusa la battuta, ma insomma, Francavilla era, lo stadio era pieno, erano veramente in pieno entusiasmo, quello era il vero Fabriano, un Fabriano che giocava, che attaccava, che aveva voglia di vincere, poi prendeva dei gol. Vincemmo 3-2, una partita spettacolare che sinceramente finì con la faccia sull'erba, e magari a riviverne un po' di queste emozioni. E poi è arrivata la telefonata in autostrada nostra della convocazione, giusto, a cui giusto, tu rispondi sempre presente. Di questo ti ringraziamo. Grazie a voi. Come ringraziamo Pippo Renato Monterotti. Grazie Pippo, a presto. Siamo sicuri che ti rivediamo in pista, non c'è nessun problema. Grazie. Adesso diamo la linea alla regia per una pausa pubblicitaria, poi nella seconda parte parleremo ancora di calcio e parleremo di una squadra che si affaccerà per la prima volta al campionato di eccellenza, vale a dire il San Marco Servigliano Lorese. A tra poco. Allora, eccoci di nuovo in onda, cari amici e cari amiche delle Marche nel pallone, quindi la triplice B. Buonasera, bentrovati e benvenuti a questa nuova edizione, nuova ma anche ultima edizione stagionale della seconda parte del nostro programma, ovvero le Marche nel pallone BBB. Buonasera, bentrovati e benvenuti da Gigi e SS, da Giuliano Gubinelli e da Sara Santacchi. Poi il prossimo ospite sarà un DD, ve lo dirò dopo. Comunque, detto questo, stasera regolarmente in diretta, come tutte le puntate che abbiamo fatto in questa, non solo in questa annata, ma in tutti gli anni, quindi prima che mi dimentichi, tanti cari saluti, grazie di essere stati insieme a noi, veramente, di aver sopportato qualche disattenzione da parte nostra, ma veramente siete stati molto molto affezionati come al solito, quindi vi saluto e vi auguro una buona estate prima che io mi dimentico. Seconda parte che avviene come al solito in diretta, come vi dimostro che stasera siamo in diretta, che non ci sono nessuna, non c'è alcuna partita di calcio che si gioca. Beh, ve lo posso dire, vi posso dire molto semplice, che facendo un refrain politico, il premier nominato Giuseppe Conte ha rimesso il mandato nelle mani di Mattarella, e Mattarella si è esposto al pubblico, 6 minuti e mezzo di discorso, dove ha detto perché non si è fatto, tra virgolette, imporre la lista dei ministri appunto da Giuseppe Conte. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Insomma, non siamo messi molto bene, di solito qua parliamo di eccellenza, cosa è successo nell'eccellenza, campionato fermo di eccellenza, sì e no, perché c'era il ritorno del primo atto dei playoff nazionali, che vedeva impegnato il Porto d'Ascoli, il nostro Porto d'Ascoli, rappresentante della regione Marche dell'eccellenza, aveva vinto il Porto d'Ascoli i playoff in regione. Porto d'Ascoli che all'andata aveva giocato contro il Classe, ovvero squadra di Ravenna, aveva espugnato il campo del Classe per 1-0. Oggi purtroppo, e lo dico un'altra volta, purtroppo il Porto d'Ascoli, nonostante fosse in vantaggio per 2-1 fino a 20 minuti dalla fine della partita, purtroppo si è visto ribaltare il punteggio dal Classe e la partita è finita Porto d'Ascoli 2, Classe 4. Pertanto il Porto d'Ascoli termina qui la propria avventura nei playoff nazionali, continuerà quella del Classe, e quindi il Porto d'Ascoli il prossimo anno sarà di nuovo nell'eccellenza marchigiana versione 2018-2019. Un'altra squadra ci sarà per la prima volta nel campionato di eccellenza 2018-2019, e questa squadra, la scorsa settimana abbiamo visto il Porto d'Ascoli campione del girone A di promozione, oggi par condicio, noblesse oblige,
League. Complimenti al San Marco Lorese che ha vinto il campionato di promozione Girone B. Oggi qua rappresentato, ma direi meglio capitanato, e poi ve lo dirò anche perché capitanato, da Domenico Dezzi, e qui veniva il DD, Domenico Dezzi che è il presidente del San Marco Lorese, e dall'allenatore Peppino Amadio. Buonasera, ben trovati, benvenuti e in più complimenti. Grazie dei complimenti. La squadra è San Marco Servigliano Lorese. San Marco Servigliano Lorese, ha fatto bene a puntualizzarlo, caro presidente, perché per l'angolo scopri le Marche anche tu. Servigliano, detto anche in dialetto Sarveia o Serveia, in dialetto fermano, è un comune italiano di 2304 abitanti della provincia di Fermo nelle Marche, non in provincia di Ascoli, in provincia di Fermo. Il nome, ovvero Servigliano, che viene da Servilius, deriva da una villa romana che si trovava a 4 km di distanza in posizione più elevata rispetto all'attuale locazione attuale del paese. Nel 1771 il paese franò e fu ricostruito da un papa, ovvero Papa Clemente XIV, prendendo in suo onore il nome di Castel Clementino. Quindi l'attuale Servigliano si è chiamato per un periodo Castel Clementino. Nel 1915 Servigliano fu costruito un grande campo di prigionia della prima guerra mondiale, dove ci furono un sacco di profughi austriaci, ebrei, greci, maltesi, inglesi, statunitensi e infine profughi italiani dell'Istria, della Libia e dell'Etiopia. E siccome si chiama San Marco Servigliano, ma anche Lorese, per l'angolo scopri le Marche anche tu, versione 2, Loro Piceno, Lorese, Loro Piceno, è un comune italiano di 2399 abitanti della provincia di Macerata, nelle Marche, famoso anche perché si fa il vino cotto, una specialità del luogo. L'attuale nome di Loro Piceno deriva dall'antico Castrum Lauri. Ecco, quindi, come al solito vi invito anche non solo a seguire le vicende calcistiche di questi paesi di cui vi narro brevemente la storia, ma di andarli proprio a visitarli e a vederli, perché sono carinissimi, sono borghi marchigiani e si sviluppa anche un po' di economia locale in quei posti. Presidente, allora, io ho detto capitanato, San Marco Servigliano Lorese, capitanato qua da Domenico Dezzi, capitanato perché lei è un capitano di lungo corso, non lei che lavoro fa? Sono stato un capitano di lungo corso. Quindi diplomato all'Istituto Tecnico Nautico. Ok, a parte questo però lei ha fatto il capitano sulle navi, il comandante, navi, no? certamente, ho trasportato petrolio e grezzo per tantissimo tempo, fino a che poi sono andato in pensione. Gli ultimi anni li ho spesi lavorando con la raffineria API di Falconara. E oggi da sempre presidente ed ex capitano di lungo corso, come si sente ad aver capitanato e condotto la sua creatura, ovvero il San Marco Servigliano Lorese, in eccellenza per la prima volta storica della sua vita calcistica, ovviamente? Ci sono delle analogie, evidentemente, anche se bisogna dire che per ottenere un risultato da una squadra di calcio, gli ingredienti sono tantissimi e non sempre facili da individuare. Però noi quest'anno abbiamo sicuramente usufruito di abbiamo avuto un mister che sicuramente è il numero uno degli allenatori che girano in questo torneo di promozione, forse anche di eccellenza. Persona che conosce come nessun altro di calcio. E che adesso come nessun altro, adesso come nessun altro, altri. Peppino, ci sarà qualcuno che almeno quanto te ne conoscerà di calcio, no? Non mi dice così. No, io lo dico lo stesso, lui lo sa, lui gode della massima stima posso dare, ovviamente poi seguito da una squadra di ragazzi semplicemente fantastici, gente che si è sacrificata fino all'ultimo, ci ha creduto nel conseguimento dell'obiettivo, non hanno mai mollato, sia i giovani, quelli gli under e gli over, non è inutile parlarne. Però, perché dopo ce ne parlerà l'allenatore, lei mi deve spiegare, perché la gente a casa se lo starà chiedendo, ma perché la denominazione è San Marco Servigliano Lorese? Qui si parla quasi, non voglio dire di una fusione di due realtà, di due squadre, ma quantomeno di una unione. Che è successo lo scorso anno? È successo che avevamo perso i playoff, l'ultima partita con la JRBS di Ascoli, e quindi l'amico Giancarlo Arriva, che era presidente della Lorese,
E ci fece sapere che lui non era più interessato a stare nel calcio, comunque a gestire da solo una società come la Lorese, aveva intenzione di mollare. E quindi ne abbiamo parlato, amici comuni, e siamo addivenuti a questa decisione, che forse era meglio subentrare appunto nel consiglio di amministrazione della società con i nostri soci, e quindi abbiamo cambiato la ragione sociale della società, l'abbiamo quindi chiamata San Marco Servigliano Lorese, e sono state cambiate le persone del consiglio di amministrazione, e siamo andati avanti noi con lo stesso numero di matricola e con la stessa partita IVA con cui la Lorese aveva concluso. A che pro l'avete fatto? Cui prodest, dicevano i latini, no? Perché, a chi giova? Perché avremmo avuto un vantaggio nel contattare i giocatori che già stavano con la Lorese, e quindi Giancarlo ci ha, diciamo, facilitato nei rapporti. E poi il ripescaggio, che noi saremmo stati ripescati comunque, perché la pinturetta è stata ripescata ma non ne aveva diritto perché noi l'avevamo battuta, e sono avvenuti a fine luglio. I playoff di giugno, di fine maggio. Di giugno scorso. Solo ecco, in questo periodo di tempo, nell'incertezza, noi ci siamo... Abbiamo deciso di avanti. Sì, ci siamo portati avanti con il lavoro, abbiamo detto scegliamo questa strada, e in effetti poi ci ha portato anche bene, perché è vero che la realtà che viviamo è una realtà di un paese molto molto piccolo, un bacino d'utenza assolutamente, assolutamente inadeguato per la categoria che adesso stiamo affrontando, però noi ci abbiamo messo tantissima buona volontà, abbiamo degli sponsor, dei soci forti, io cito Mancini Stefano, che è presidente della Vama Group. Avete una base societaria importante, molto importante. Il bacino d'utenza del paese sia piccolo, ma insomma, quindi, l'eccellenza. Comunque quest'anno c'era anche Barbara, no? Che è retrocesso, più o meno agli stessi abitanti di Servigliano, mi sembra ne fa meno di 3.000. Un attimo solo, Presidente. Allora, Peppino, intanto ti ritrovo qua, a distanza di qualche anno. Io mi ricordo, l'ultima volta che sei venuto qui, eri fresco campione della promozione, sempre girone B, all'epoca con l'Atletico Piceno, no? Se non ricordo male, Atletico Piceno, giusto? Sì, Atletico Piceno. Una squadra dei colori nero-arancioni, se mi ricordo bene. Sì, assolutamente, però ci tengo a precisare che lì il campionato non l'avevo vinto io. Io sono subentrato in eccellenza, l'aveva vinto Vagnoni. Il mitico Vagnoni, allenatore del Castelfidardo. Va bene, però eri allenatore, sì, hai già frequentato il palcoscenico delle scene. Due anni di eccellenza. Però. Questo è il primo campionato che tu vinci di promozione? Di promozione, sì. Primo campionato di promozione. Gli altri quali hai vinto? Quanti anni altri ne hai vinti? Questa è stata la mia quinta promozione in realtà, ne ho vinti tre di prima categoria, uno di seconda e questo. Quindi ritorni in eccellenza, quindi probabilmente questo, però essendo il campionato vinto che gerarchicamente è il più alto, no? Quello di promozione tra quelli che hai vinto, credo che sia stato il più bello, forse anche il più difficile. Sì, assolutamente, quest'anno è stata una cavalcata trionfale, ma sin dall'inizio sinceramente, noi siamo comunque partiti bene perché... sin dall'inizio, poi abbiamo chiuso il girone di andata comunque primi, poi abbiamo avuto una leggera flessione, ma ecco, questa flessione è coincisa con qualche pareggio di troppo, e poi c'è stata la seconda parte di stagione che è stato un exploit, perché comunque abbiamo fatto dei numeri importanti, 15 risultati utili consecutivi, di cui le ultime 7 tutte vittorie subendo un solo gol, quindi diciamo che è stata più che meritata la vittoria. Sara? Beh, mister, dicevamo difficile perché comunque, nonostante i numeri sicuramente più che positivi, c'è stato il Potenza Picena che non vi ha reso le cose proprio semplicissime. Assolutamente, è vero. Non solo il Potenza, secondo me era un buon campionato, c'erano diverse squadre che erano partite per poter far bene e cercare di vincere questo campionato. Non dimentichiamo l'Elvia Recina, il Colli, queste squadre che erano, la San Giorgese, che all'inizio erano date come papabili vincitrici del campionato, Montefano anche, sì. Possiamo dire che Cerbone è stata l'arma in più, anche se lei ha parlato di numeri devastanti in difesa, perché subire un solo gol nelle ultime 7, insomma,
È vero che le difese vincono i campionati, per cui diciamo che un bomber così aiuta. Sì, assolutamente. Diciamo che Cerbone è stata la nostra punta di diamante. Noi diciamo in estate l'abbiamo acquistato apposta, però devo dire che la squadra l'ha messo nelle migliori condizioni per poter far bene. Poi certo lui le ultime 6 partite, se non ricordo male, ha fatto 11 gol, quindi assolutamente sì, diciamo, è stato determinante in quella fase. Presidente, lei invece ha temuto, c'è stato un momento in cui ha forse temuto di non riuscire nell'impresa, no? Il timore indubbiamente c'è stato fino alla fine, abbiamo sempre temuto di incappare in qualche giornata storta. Debbo però pure confermare che l'impegno della squadra, dell'allenatore della squadra, è stato sempre al massimo. E i risultati, io continuo a pensare che sono venuti solo per questa convinzione profonda che loro mettevano negli allenamenti e poi nella partita del sabato o della domenica. E l'arma vincente, penso che sia proprio questa, sia stata. Mister, è riuscito a motivare i giocatori poi davvero fino alla fine, perché siete anche riusciti a togliervi, come dire, il sassolino dalla scarpa, perché avete vinto addirittura il titolo regionale ai rigori con il Porto Recanati. Diciamo che questa è stata la ciliegina sulla torta di un anno, come dicevo prima, stupendo. Anche se effettivamente in questi periodi inizia a arrivare un pochettino di riserva per tutte le squadre, però siamo riusciti a portare a casa pure questo titolo, che sicuramente è grande soddisfazione anche per la società. Fa aumentare la festa. Certo. No, ma infatti scusa Sara, tu hai giustamente utilizzato un termine, Peppino, ma io sei riuscito a motivare una squadra fino alla fine, no? Fino alla finale ieri, dei due gironi A e B di promozione, no? Ieri, lo ribadisco, vittoria del San Marco Servigliano Orese contro il Porto Recanati, si è giocato a Recanati questa sfida tra i campioni del girone A di promozione e i campioni del girone B di promozione, sempre ovviamente delle Marche, vinta ai rigori, però sei riuscito a motivare anche una squadra che però è anche anziana, cioè ancora c'è, gioca Fermani, quanti anni ha Fermani? 40 compiuti. 40 compiuti, io complimenti a gente come Fermani, perché veramente tanto di cappello, a parte che ci conosciamo con Fermani, quindi ma anche lui, ma anche persone, giocatori che tanto che calcano i campi come Sgammini, no? Veramente sei stato assolutamente bravo. Assolutamente, ma diciamo io poi li ho anche ringraziati personalmente, perché secondo me un'arma vincente è stata proprio questa. Noi abbiamo acquistato quest'anno gente come Fermani, Cerbone e Iommi, che sicuramente non sono più giovincelli, però sono stati da esempio sin dal primo giorno di allenamento, hanno dimostrato grandissima professionalità. Ci e credo. Il gruppo non poteva fare altro che allinearsi a loro, quindi li ringrazio nuovamente. Giocatori veramente vecchio stampo di una volta. Allora, Presidente, lei diceva eccellenza, forse è una categoria, diciamo, troppo grande per San Marco, per il San Marco Servigliano Orese, a parte che lo vedremo, perché io sono uno di quelli che sostiene che finché il Chievo sarà in Serie A sono la persona e lo sportivo più felice di questo mondo, lo dico veramente in tutti i livelli, a tutte le categorie. Detto questo, è una categoria importante, perché poi ci sono anche realtà calcistiche e geografiche che queste categorie nemmeno ce l'hanno, vi rendete conto? Pensiamo all'Ancona, alla Civitanova Novese, alla Maceratese. Ci rendiamo conto, è per questo che auspichiamo che anche quelli che ci seguono, insomma, ci possano dare anche una mano concreta nel affrontare questa nuova avventura, oltre ai soliti soci che si sono svenati con perché purtroppo sì, è importante anche il denaro, il denaro serve pure ancora per poter sopperire alle necessità. Sopperire alle necessità anche di un incasso al botteghino, diciamolo tutto, un po' magro. Un forse, po' magro, un po' magro. Cioè, molto quante persone magro vengono allo stadio Settimi? Lo stadio Enrico Settimi. Enrico Settimi di Servigliano, giusto? Sì, esatto. Siamo seguiti dai soliti. Esageriamo, possiamo 50 esagerare. 50 persone. 50 addirittura. Sì, non molti di più. E quindi ecco,
vorremmo che essere seguiti da più persone, che altri si coinvolgano, che ci aiutino anche nella gestione. Ma solo cosa si può fare per portare più gente allo stadio a Servigliano? Almeno questa volta, che per la prima volta frequenterà il palcoscenico dell'eccellenza. Da parte nostra appunto ci abbiamo messo tutto l'impegno per poter avere una squadra in un girone nell'eccellenza, che è il massimo della regione, non c'è di più. Poi farete delle iniziative, non lo so, nelle scuole, una festa in piazza, un coinvolgimento dei paesi limitrofi? Abbiamo magari intenzione, abbiamo parlato con il sindaco, di avere magari anche qualche aiuto per le infrastrutture, per adeguarle, perché sì, il campo è regolamentare, quindi buono anche per l'eccellenza, però sai, ci sono anche altre necessità da dover curare, da dover e il sindaco sicuramente ci darà una mano, io sono sicurissimo, però se anche il nostro pubblico aumentasse, fosse più presente, più ci seguisse un po' di più, con un po' d'orgoglio per questa realtà che comunque si è distinta nel territorio e quindi dà lustro anche a questa città di Servigliano, che è sì già nota abbastanza, però non basta mai, sempre meglio abbondare in queste. Senta Presidente, io lo dico un po' con un po' di ritardo, cosa tiene tra le gambe? Beh, questa è la nostra. Lo mostri in camera, nella camera principale, al nostro regista Francesco Tanoni, che la inquadrerà con tutta la sua sapienza e bravura. Spero che sia visibile. Ma è molto visibile, ma colori bianchi e azzurri, e anche una bella maglietta in sostanza. Ecco, in l'altra telecamera, in quali riusciamo a fare, ecco qua, lo zoom, eccolo qua. Cioè lo sponsor, cioè queste strisce bianco-azzurre, come mai i colori sociali sono il bianco-azzurro? Ma dunque, la società è nata nel 1945. E lei era nato nel 45? No, non ero ancora nato, quindi non le saprei dire da che cosa ha preso spunto. Poi magari in una trasmissione ci informeremo e le darò la risposta. Va bene. Non mi dia del lei, perché sono io che do del lei in trasmissione. Ti darò la risposta. Al resto diamo del tu, come anche a Peppino. Peppino, l'anno prossimo, campionato dopo, vedremo quante squadre ne faranno parte. Io già ho dato un'occhiata, ho fatto i miei conti. A me sembra che già siamo in overbooking, no? Ci sono più prenotazioni di posti disponibili, che da quelli che ho fatto io in overbooking siamo già a 18 squadre l'anno prossimo, se non intervengono altri fattori o altre cose. Un'eccellenza a 18, un'eccellenza, un campionato che durerà tantissimo, quindi solitamente quando un campionato è a 18 si gioca anche infrasettimanale, ma poi vedremo, perché poi qui secondo me si arriverà fino alla settimana prima del campionato, prima di capire la conformazione morfologica e geografica esatta del campionato di eccellenza, che dipende molto anche dal campionato di Serie D. Se il campionato di Serie D, purtroppo lo ribadisco, quest'anno non fatemi più vedere una classifica con quella di quest'anno con tre squadre retrocesse, però Peppino, una cosa che poi la diremo anche al capitano del Monte Giorgio, che è Enrico Finucci, poi lo vedrete tra poco, entrerà in scena, di solito entra in campo, adesso entrerà in scena tra poco, vedremo come se ne la caverà, se se la cava meglio in difesa o davanti ai microfoni e alle telecamere. Però Peppino, volevo dire, una vallata fortunata, no? Quella di questa zona del Fermano, perché ha portato dall'eccellenza alla Serie D per la prima volta il Monte Giorgio, e ha portato voi, il San Marco Servigliano Lorese, per la prima volta dalla promozione all'eccellenza dell'anno prossimo, no? Quindi è stata baciata la fortuna quest'anno. Sì, assolutamente, diciamo la prima volta per tutte e due, per entrambi le società, raggiungere obiettivi così prestigiosi. Per quanto riguarda il prossimo campionato, sarà sicuramente impegnativo su tutti i fronti, ma io credo che la prima cosa da fare è quella di mettere delle buone basi a livello societario e a livello di strutture. Poi, avendo questo, diciamo, tutto il resto si potrà costruire con il tempo, però questo credo che siano le fondamenta. Sara?
Sì, leggiamo qualche messaggio perché è il finale di stagione, quindi si sono giocati diversi spareggi sia playoff che playout. Ci scrivono da Porto Potenza, da ex giocatore ed ora sponsor, voglio congratularmi con il Porto Potenza appunto che è riuscito a mantenere la categoria, parliamo di prima categoria, viva il Porto Potenza, Fabio Verrengia. Poi ancora ci scrivono, mister Amadio è il top a... A tanti tifosi personali, mister. Chi è firmato questo messaggio? C'è no, una firma? Però possiamo dire che ci sono 50 tifosi allo stadio e lei ha dei tifosi personali, per cui... Dei fan, dei follower forse. Ci fanno poi sapere che lo spareggio playoff per l'eccellenza ovviamente nel campionato di promozione Girone A sarà tra Filottranese e Sassoferrato Genga. E poi ci scrivono, bravo Servigliano Lorese in eccellenza a 10-11 km Monte Giorgio in Serie D, confermando appunto quanto abbiamo detto poco fa. Appena detto. Senta Presidente, io le volevo chiedere un'ultima domanda. Io prima le ho detto, si rende conto dell'eccellenza di questa categoria per un paese? Che ci sono città, realtà calcistiche che non ce l'hanno, ma non l'ho detto per esaltarvi e per deprimere queste altre categorie, tutt'altro. Io l'ho detto perché cioè, il campionato di eccellenza, essendo regionale, cioè, comporta una organizzazione societaria e di ruoli importante. Cioè, l'anno prossimo voi dovrete andare da Servigliano fino a Urbani, adesso verificherò quanti chilometri sono, ma un paio di cento chilometri sono. Fino adesso le trasferte, insomma, al massimo potevano essere 50, 60, 70 km, 80, qualche giocatore magari lo faceva con lo scooter oppure con la propria macchina, l'anno prossimo bisogna prendere il pullman per arrivare a Urbania, se poi c'è la neve verrà anche rimandata o non lo so come si fa. Difficoltà. Quindi voi come siete messi da questo punto di vista organizzativo societario per affrontare il prossimo campionato di eccellenza? Beh, questo è uno dei motivi del mio appello alla gente di Servigliano che ci supporti un po' di più e ci dia la possibilità quindi di organizzarci e faremo quello che ha fatto Monte Giorgio quest'anno, cioè affitteremo. Però Monte Giorgio è una squadra che sono tanti anni storicamente che fa l'eccellenza, quindi era già abituata ad avere il passo dell'eccellenza. E il Monte Giorgio è la squadra che insieme alla Biagionanza e alla Forza Imponese è la più lunga militanza nel campionato, quindi loro una base già l'avevano, voi siete novelli. Ci siamo presi il capitano del Monte Giorgese per darvi quel tasso di esperienza che magari vi manca. Ci aiuterà anche in questo senso. E comunque quello che tu rimarchi è vero, è così, ci sono difficoltà da dover superare. E credo che le affronteremo come abbiamo affrontato quelle che finora si sono presentate fino adesso. Non è che tutto è filato liscio senza nessun intoppo, anzi, tutt'altro. Eravamo in promozione, siamo ritornati in prima, siamo ritornati di nuovo in promozione, quindi è stata una vita abbastanza travagliata la nostra. E credo che con questa esperienza affronteremo il nuovo che ci aspetta. Anche con un po' di entusiasmo, chiaramente. Ma sicuramente, ripeto, l'amministrazione ci starà vicino, ci darà anche una mano, soprattutto per quello che riguarda le strutture. Ve lo auguriamo. Pepino, tecnicamente, calcisticamente, qual è stato il momento decisivo in cui avete capito che avreste potuto veramente vincere il campionato? Ma ripeto, come ho detto già all'inizio, noi comunque abbiamo fatto sempre un campionato di vertice, poi abbiamo avuto questa flessione alla metà di questo campionato. Ma c'è stata una partita in cui la squadra si è compattata? Potremmo dire la vittoria contro il Potenza in casa, perché stavamo a 5 punti di distacco e siamo arrivati a 2, però la domenica successiva siamo tornati di nuovo a 4, quindi psicologicamente prima in alto, poi in basso, ma da quella partita in poi abbiamo fatto 7 vittorie consecutive, quindi diciamo è stato quello il momento decisivo. Io devo dire che il mister ha sempre creduto che noi saremmo arrivati a raggiungere l'obiettivo, non lo ha sbandierato ai 420 ovviamente, però la sua convinzione è stata sempre questa. E io credo che questa convinzione, che non esprimeva a parole, ma diciamo nel suo gestire la squadra, è stato trasmesso, è un messaggio che è passato anche ai ragazzi, e i quali hanno risposto a questo modo di fare già così
che dava sicurezza, che dava sicurezza nei propri mezzi. Io questo l'ho notato, anche se la mia paura è restata fino alla fine. Va bene, secondo le parole del presidente del San Marco Servigliano Lorese, Domenico Dezzi, Peppino Amadio, tecnico della squadra del San Marco Servigliano Lorese, ci ha creduto dall'inizio fino alla fine e infatti ha avuto la meglio e ha ottenuto la vittoria del campionato. Nel Vangelo c'è una frase che dice: chi crederà fino alla fine avrà salva la vita, chi ci seguirà fino alla fine scoprirà che il San Marco Servigliano è composto da tanti giocatori, ce ne sono due, tra poco li faremo entrare, li conoscerete e sentiremo il loro punto di vista. Adesso il calcio giovanile, poi siamo di nuovo qua, non ci muoviamo. Calcio giovanile, la Vigor Senigallia batte il Tolentino 2-1 e si laurea campione regionale della categoria giovanissimi. Ci sono voluti tempi supplementari per definire la vincente, visto che la partita si era conclusa in perfetta parità 1-1, equilibrio che si è spezzato in avvio del primo tempo supplementare. I gol che hanno regalato il titolo regionale alla Vigor sono stati firmati da Tomba e Tumani. Nella finale allievi invece la Vispesso ha battuto sempre a Macerata la Jesina per 2-0, laureandosi quindi anche lei campione regionale. Pronto a partire la 22esima edizione del Memorial Carlini Orselli, torneo di calcio giovanile riservato alla categoria juniores, organizzato dal Potenza Picena. 16 le squadre al via, suddivise nella prima fase in 4 gironi così composti. Girone A, Chiesa Nuova, Montefano, Nuova Folgore, Robur Macerata. Girone B, Potenza Picena, Passatempese, Montecosaro, Urbis, Salvia. Girone C, Camerano, Simana, Porto Recanati, Monte Milone, Pollenza. Girone D, Civitanovese, Villa Musone, Osimo Stazione, Val di Chienti, Ponte. Il Memorial avrà inizio domani, lunedì 28 maggio, con due partite. Nuova Folgore, Chiesa Nuova, Montefano alle 18.30, mentre alle 21 all'Orselli di Potenza Picena si affronteranno Montecosaro ed Urbis Salvia. Il debutto della Civitanovese, vincitrice dell'edizione scorsa, venerdì 1 giugno all'Orselli, con inizio alle ore 21. Terza settimana di gare per i qualificatissimi tornei Velox allievi, giunto alla 41esima edizione, Velox giovanissimi alla 30esima edizione, torneo che ha fatto registrare risultati altisonanti, come il 12-0 rifilato dalla Fermana all'Elpidiense Junior. Non è stato da meno il trofeo Marche, che nel girone B ha visto l'Accademy Fano travolgere 13-1 il Val di Chienti Ponte San Giusto. Allora, eccoci di nuovo da cari amici e cari amiche delle Marche nel Pallone, seconda parte della seconda parte del nostro programma Le Marche nel Pallone, ultima puntata, poi ci saluteremo, buona estate a tutti, ve lo ribadisco, siamo regolarmente in diretta, talmente in diretta che abbiamo cambiato gli ospiti, perché abbiamo fatto subentrare al presidente Domenico Dezzi e all'allenatore del San Marco Servigliano Lorese, ovvero Peppino Amadio, non Giuseppe, Peppino proprio, nome di battesimo Peppino. Sono subentrati due giocatori, due colonne di questa squadra, ovvero Enrico Finucci da Monte Giorgio, ben trovato. Grazie, buonasera. E complimenti anche a te. E anche, Ivano Aloisi, colonna del centrocampo del San Marco Servigliano Lorese, ben trovato. Grazie, buonasera. Ben trovato. Aloisi, sì, figlio d'arte, nipote d'arte, hai qualche parentela con l'Aloisi di Ascoli, ex giocatore e ex allenatore? Nipote d'arte, perché mio zio sarebbe il fratello di mio padre, che ha calcato campi importanti, ha giocato in A, diverse piazze, quindi diciamo che la cultura del calcio c'è a casa, anche se ovviamente il talento è arrivato un po' affievolito a me. Comunque, ci divertiamo. Va bene, talento affievolito, però è la prima promozione che tu hai in carriera, Ivano? No, la prima l'ho ottenuta a Monticelli nel 2014. Abbiamo vinto sempre i playoff di promozione ai rigori in finale contro il Marina, che ai tempi si chiamava Dorica Torrette. Vabbè, fu un'esperienza bellissima. Ovviamente vincere i campionati non capita tutti gli anni, però ti rimane sempre nel cuore, perché quella tra l'altro partita mitica, ero presente allo stadio, è finita ai rigori, eravate in 9 al Noi finimmo la partita in 9, sì. Mi ricordo benissimo quella partita, era una partita veramente storica, perché poi sono prese due traiettorie opposte, perché il Monticelli è arrivato fino alla Serie D, quasi ai playoff di Serie D, la Dorica Torrete diciamo, ha dovuto ricominciare, adesso sta ricominciando dalle categorie più basse del dilettantismo locale in sostanza. Oh, Enrico, invece tu, capitano del San Marco Servigliano? Sì, capitano in mancanza di Daniele Sgarmini, diciamo, che lui è lo storico del Servigliano, che sono 6 anni che
che sta là a Servigliano, e ecco, diciamo che quest'anno aveva un ruolo un po' più vicino al mister, quindi ha giocato poco e quando non ha giocato ero io il capitano. Allora, tu sei, l'ho detto prima, non l'ho detto a caso, che sei di Montegiorgio, perché prima abbiamo detto che quella vallata della zona del Fermano ha portato quest'anno, è stata baciata la fortuna, perché il Montegiorgio è salito per la prima volta in Serie D, voi del San Marco Servigliano invece per la prima volta dalla promozione al campionato di eccellenza. Intanto dimmi da montegiorgese se hai gioito, se hai festeggiato, poi tu hai giocato una vita a Montegiorgio. Sì, io sono stato lì 10 anni, quindi non posso che essere felice per loro, perché sono di Montegiorgio, conosco tanti tifosi, la società, e quindi sono molto felice per loro. Cioè, sei andato via dal Montegiorgio proprio l'anno che il Montegiorgio per la prima volta veniva promosso in Serie D, ti rendi conto? E sei anche di Montegiorgio, tra l'altro. Sì, eh? Sì, sono di Montegiorgio. Ecco, sto scherzando ovviamente. Probabilmente ero io il problema. Diciamo così, dai. Però c'è un però, che però, cioè nel senso che sarai andato anche via da Montegiorgio e il Montegiorgio è stato in Serie D e forse ironicamente è il problema, però sei stato la fortuna del San Marco Servigliano, visto che hai contribuito. Quante presenze hai fatto? Ho fatto una 25 presenze. Beh, vabbè, la maggior parte. Sì, sì, diciamo, sono stato un mesetto fermo per un infortunio al polpaccio, ma diciamo l'ultima parte di stagione, poi ho giocato sempre. Ecco. Dovuto anche all'età, hai fatto 10 anni a Montegiorgio, quanti anni hai adesso? Beh, ho 30 anni, quindi... No, allora, per carità, tu Ivano, per par condicio, quanti anni hai? Ne devo fare 31. 31, quindi sei addirittura più anziano, più esperto, diciamo, del tuo capitano Finucci. Tu quanti gol hai fatto quest'anno? 6. 6, però Enrico, da capitano, in mancanza di... ci troviamo in cappello di Sgammini, mi sfugge il nome, Daniele Sgammini, anche lui capitano di Ventura di vecchio corso, tantissimo anche lui che gioca a calcio. Difesa quest'anno ermetica, no? Del San Marco, l'abbiamo detto prima. Quanti gol avete subito? Pochissimi. Abbiamo subito 19 gol, diciamo, considerando anche magari l'ultima partita con l'Azzurra Colli, che non eravamo al completo, che già avevamo vinto il campionato. Sì, no, sicuramente il merito non è solo degli elementi in difesa, ecco, è di tutta la squadra che va in campo, e quindi diciamo è tutta la fase difensiva che è stata curata dal mister e ha funzionato molto bene. Ecco. Poi con in campo gente esperta come Fermani, Iommi, non puoi che migliorare e apprendere tutte le tecniche che danno in campo loro, le direttive, e quindi non si può altro che far bene in campo, ecco. Ivano, anche una menzione, anche se tu giocavi in centrocampo, anche per il portiere Carnevali, no? Perché è vero che davanti aveva un muro di ferro composto dai nomi già citati da Enrico, però anche il portiere ovviamente avrà fatto la sua parte, è un portiere esperto perché sono tanti anni che frequenta queste categorie. E a centrocampo quali erano i tuoi colleghi di reparto? Allora, c'era Roberto Iacoponi, che anche lui è un trentenne come noi, che ha giocato con la Sammanettese in C, ha giocato a Fermo, ha giocato a Tolentino, comunque ha esperienza ma anche qualità. Piede fatato. Sì, è così. Piede educato, no, come si suol dire. È stato veramente, quest'anno ha fatto una grande annata, è stato un giocatore importante. E poi avevamo dei fuoriquota che giocavano come mezzale. Spesso come mezzale, che vabbè, non li voglio citare tutti, però comunque ci hanno dato un grosso contributo, perché solitamente i ragazzini di 18-19 anni sentono un po' la pressione della categoria e anche comunque la pressione di un campionato di vertice, invece loro sono stati a volte anche dei valori aggiunti, quindi cioè, dobbiamo ringraziare anche loro. Allora, sì, dobbiamo ringraziare certamente anche questi giovani che cresceranno e speriamo che vadano a crescere, nel senso che diventino dei nuovi talenti. Perché no, dei nuovi talenti, adesso che ci penso, io non pongo nessun limite, che possano anche essere convocati in nazionale, perché domani c'è la prima partita della nazionale del nuovo tecnico, il nuovo corso, ovvero Roberto Mancini. Noi marchigiani dovremmo e dobbiamo, secondo me, essere orgogliosi che il tecnico della nazionale sia di Iesi, sia della nostra regione. È stato un fenomeno come calciatore, adesso è diventato anche allenatore della nazionale, quindi in bocca al lupo Roberto Mancini da Iesi, porta in alto questa nazionale, perché peggio di così non si poteva fare. Domani prima amichevole contro l'Arabia Saudita, a giugno ce ne saranno altre due con i Paesi Bassi, cioè con l'Olanda, e
con un'altra squadra che adesso mi sfugge, però torniamo un attimo, riavvolgiamo il nastro, torniamo all'Eccellenza versione 2018-2019, perché vogliamo, anzi dobbiamo dargli uno sguardo in prospettiva futura, cioè all'anno prossimo, ovvero a settembre. Facciamo un breve riassunto, un breve ricapitolo delle squadre che parteciperanno sicuramente al prossimo campionato, o quantomeno che ne hanno titolo. Ecco, allora, le squadre sono le seguenti, ve le dico in ordine di classifica ovviamente, Porto d'Ascoli, Atletico Gallo col Bordolo, Tolentino, Atletico Alma, Forza Empronese, Grotta Mare, Biagio Nazaro, Porto Sant'Elpidio, Camerano, Urbania, Marina e Pergolese, e queste che vi ho letto sono 12, poi a queste 12 si aggiungono Fabriano Cerreto e Monticelli retrocesse, quindi siamo a 14, la Jesina e siamo a 15, poi ci sono tutte le altre squadre del campionato di promozione, ovvero il Porto Recanati e siamo a 16, il San Marco Servigliano e Lorese siamo a 17 e l'altra che verrà fuori dalla finale tra vincente dei playoff del girone A contro la vincente del girone, del girone B di promozione, dei playoff del campionato di promozione girone B in sostanza. Quindi ad oggi, come lo calcolate io, ne prendo la responsabilità ovviamente, sarebbero 18 squadre, un campionato monster, cioè grande in sostanza. Quindi vedremo poi, secondo me, ve l'ho già detto prima, che arriveremo fino al 31 di agosto prima che ne sapremo ufficialmente. Comunque ad oggi abbiamo 18 squadre nel campionato di Eccellenza, o quantomeno che ne hanno effettivamente titolo. Sara. Rispetto di quanto hanno detto i nostri ospiti, che ci sono pochi tifosi allo stadio, in realtà stanno arrivando poi tanti messaggi per loro. Il capitano Enrico Finucci ci scrivono: oltre ad essere un gran giocatore è una grandissima persona, Crocs. Quindi sarà sicuramente. Chi è Crocs? Alessandro Croce, un mio amico di Monte Giorgio. Che... Poi ancora Forza San Marco. Forza San Marco da Luca, e ancora per mister Amadio continuo a seguire i consigli che vengono da Camerino, da Andrea. Ricordiamo infatti che il mister da giocatore ha anche appunto giocato a Camerino. Ma soffermiamoci con i nostri ospiti, perché insomma il presidente ha detto che comunque la vostra forza è stata quella di crederci sempre. Non avete mai titubato nel poter poi raggiungere effettivamente il traguardo, se vogliamo, quest'anno, che il campionato di promozione nel girone B è stato anche particolarmente difficoltoso, no? C'erano tante squadre costruite con elementi importanti. Sì, è vero, c'erano parecchie squadre attrezzate, però diciamo avevamo consapevolezza nei nostri mezzi, e questo fin dall'inizio. Anche il mister ci ha fatto sempre credere in noi stessi e ci abbiamo creduto sempre alla fine. E a dimostrazione del fatto abbiamo vinto parecchie partite anche al 90esimo, e questo dimostra che ci credevamo sempre ogni partita fino all'ultimo minuto. Dunque, difesa ermetica, ma ci sarà stato un avversario, un attaccante che vi o ti ha messo particolarmente in difficoltà? Ah, sicuramente ci sono stati parecchi attaccanti. Posso dire Marco Aldi dell'Elbe Recina, c'è Degano del Potenza Pigena, ci sono stati, adesso diciamo che è stato un campionato abbastanza difficile, ecco. Dunque, guardiamo invece, ecco, appunto ha nominato l'Elbe Recina, quindi dicevamo che la stagione per alcune squadre è ancora, no, addirittura d'arrivo, perché ci sono gli spareggi di oggi nei playoff hanno decretato la vittoria del Potenza Picena sull'Elbe Recina e la vittoria del Montefano sull'Atletico Azzurra Colli, quindi entrambi si sfideranno nella finale del girone di promozione B, nel girone B di promozione. Ti aspettavi questi risultati? Rispondo io. Sì. Sì, perché comunque a Potenza Picena il fattore campo incide più che rispetto alle altre piazze, perché sono molto calorosi i tifosi. Invece no, mi ha stupito un po' forse la sconfitta interna del Colli, perché il Montefano è comunque una squadra molto ostica, però avendo comunque il vantaggio del campo, quindi 2 risultati su 3, non pensavo che finisse così. Secondo me Potenza Picena in questo momento è in vantaggio a livello di probabilità per accedere alla finalissima. Ricordiamo che poi il Potenza Picena è anche una delle squadre che ha perso più finali, quindi in questo caso invece la vedresti da favorita? E avranno anche il dente avvelenato, sì, perché
sarebbe giusto anche, no, è un coronamento anche per quello che i tifosi fanno lì ogni sabato, ogni domenica, perché è veramente per noi che giochiamo è divertente, è stimolante andare lì e sentire gente che ha tutta quella passione per una partita di promozione, è veramente gratificante anche per noi che lo facciamo tanto per... Guardando invece appunto al San Marco Servigliano Lorese, c'è stata una partita in cui hai detto ok, ce la facciamo, cioè che vi ha dato veramente la spinta finale? Guarda, sicuramente la vittoria in casa al 90esimo col Potenza Bicena, che tra l'altro fece gol Ivano all'ultimo minuto, secondo me ci ha dato quella svolta a livello di compattezza e di mentalità che ci ha portato a fare gli ultimi risultati, quelle 7 vittorie di fila che abbiamo fatto. Ecco. Anche perché se vogliamo la vostra è stata una rincorsa, no? Dicevamo che sì, avete mantenuto sempre un campionato di vertice, però vi siete anche ritrovati ad inseguire. In quei momenti qual è stato il fattore che ha fatto la differenza? Da capitano? Sicuramente il fatto che eravamo un bel gruppo, siamo un bel gruppo, ha aiutato molto. Poi nello spogliatoio gente, ripeto, come Fermani, come Cerboni, che sono esempi di professionalità e di mentalità, questo ha portato molto, un vantaggio enorme alla squadra. Ecco. E tutti i giovani che seguono il loro esempio ha contribuito a far sì che, ecco, l'ultima cavalcata di vittorie... Cioè, Sono venute da sé, okay. Sì, diciamo. Allora sì, guardando invece la zona retrocessione, c'è qualche squadra dalla quale ti aspettavi di più, o comunque in generale, a parte la zona retrocessione, abbiamo parlato di squadre molto competitive, ma? Allora, inizialmente noi affrontammo in un amichevole l'Elvia Recina, e secondo me doveva recitare un ruolo da protagonista, forse è stata un po' al di sotto delle aspettative. Come lo è stata anche la San Giorgese, che aveva una rosa di tutto rispetto, però le dinamiche per poter fare un campionato di vertice sono tante, quindi poi andare a giudicare, non lo so, sulla carta erano due squadre dal di fuori, ovvio. Sì, no, sulla carta erano sicuramente due squadre da cui mi aspettavo qualcosa in più, sia la San Giorgese che l'Elvia Regina. Per il resto noi eravamo comunque un'ottima squadra, ce ne siamo accorti giorno dopo giorno allenandoci con la mentalità, con la professionalità che tra l'altro ci ha portato anche il preparatore atletico, che non penso che ci siamo allenati come una squadra di promozione quest'anno, purtroppo, perché quando tornavamo a casa ci rendevamo conto che era anche difficile mettersi a letto. Il lavoro paga, ecco. Sì, è stato molto impegnativo come anno. Lavoro. Ma sì, il lavoro paga, spero anche la società vi abbia pagato anche quasi professionalmente, così come giusto l'impegno che avete profuso in questi allenamenti duri che il tecnico Peppino Amadio, a cui vi ha sottoposto il presidente Domenico Dezzi, dopo chiederemo se ha aperto per bene i cordoni della borsa. Un'ultima cosa, poi ci sono dei flash di calcio internazionale, devo dire una cosa, Enrico, prima ho snocciolato, no, l'elenco delle squadre che l'anno prossimo che parteciperanno al campionato di eccellenza, che effetto ti ha fatto? Sicuramente andare a giocare su stadi come Chiesi, come stadio come quello di Tolentino è sempre emozionante, quindi fa piacere, ecco. Io diciamo che qualche anno a Montegiorgio l'ho fatta, ricordo un campionato addirittura a 20 squadre di eccellenza quando c'era la Samb, la Fermana, e è come se fosse un campionato semiprofessionistico, quindi è molto... molto tosto, molto difficile. Con questo vuoi dire che la società dovrà pagare anche di più, visto che sarà quasi professionista? Certo, no? Già il presidente già lo sa questo. Già lo sa, infatti ha già fatto dei proclami per trovare nuovi sponsor, nuovi aiuti. Sara? Infatti qualche telespettatore ci scrive se sono intenzionati a rimanere a San Marco Servigliano Lorese. Ma adesso ci godiamo la vittoria, poi abbiamo tempo per parlare con la società, ma... risposta diplomatica, sì, come poche. È troppo presto adesso per parlarne. Tu Enrico? Io Ivano. Vabbè, Ivano, pardon. No, sono d'accordo con Enrico, ci godiamo la vacanza meritata e ci riposiamo un attimo anche mentalmente e poi ragioneremo su. E poi vedremo che contratto vi offrirà per la prossima stagione il presidente. Ci scrivono ancora, l'anno prossimo la San Marco sarà supportata dal nuovo gruppo Ultras Leoni Alati, sarà una bolgia. Ah, quindi proprio già abbiamo ufficializzato, notizia della serata, nuovo gruppo
di tifosi Leoni Alati San Marco Servigliano. Allora, volevo invece dirvi dei flash del campionato di eccellenza, perché già iniziano le manovre estive di calciomercato. Bergese, centrocampista argentino del Tolentino, ritornerà in Argentina, quindi non farà parte della rosa del Tolentino per il prossimo anno. Il camerunense Ngani, quello che doveva andare come nuovo presidente alla Jesina, non andrà più alla Jesina, ma bensì si è accordato con una società limitrofa del territorio, ovvero la Biagio Nazaro Chiaravalle. Domenico Idà è il nuovo direttore sportivo del Camerano, e l'allenatore Ciattaglia, che quest'anno ha allenato il Barbara, non sarà più l'allenatore del Barbara, che invece Barbara ha ufficializzato il nome di Antonello Mancini, che quest'anno ha allenato l'Osimana. Una notizia che volevo darvi, curiosa, a me queste fanno veramente sorridere tanto, una notizia curiosa di qualche settimana fa, ma sono cose che non scadono in realtà. Il Barnsley Premiership inglese, capito, una squadra della Serie A inglese, per la prima volta dopo 50 anni di storia, quest'anno approda nella UEFA League, ok? Cos'è successo? Che un famoso pub di Barnsley, di questa città del Lancashire, si chiamava questo pub The Princess Royal, ok? La principessa regale, no? Aveva detto a inizio campionato che se l'allenatore del Barnsley, che si chiama Sean Dyche, avesse mantenuto la salvezza, la categoria, sarebbe potuto andare lì l'allenatore e avrebbe potuto bere gratis la birra che avrebbe voluto per sempre, in sostanza. Ma questo allenatore, Sean Dyche, allenatore del Barnsley, ha fatto di più: non solo ha mantenuto la categoria, ma è andato in UEFA League per la prima volta. Cosa hanno fatto quelli del Royal Pub, del Pub Royal Princess? Hanno addirittura cambiato la denominazione del pub, che adesso non si chiama più The Princess Royal, ovvero la principessa regale, ma si chiamerà The Royal Dyche, ovvero il Dyche reale, in sostanza, allenatore del... insomma, belle cose, rimarranno nella storia. Finiscono i campionati, però, ragazzi, cominciano i campionati del mondo, il mondiale, il 21esimo FIFA World Cup, no? Russia 2018 comincerà il 14 di giugno, terminerà il 15 di luglio 2018. L'Italia, lo sapete, non ci sarà. Ci sono 32 squadre, si giocherà in Russia. Le novità sono l'Islanda, il esordio assoluto per la nazionale di Panama, grandi escluse, grande delusione, oltre all'Italia che è quella più deludente. Altre delusioni sono i Paesi Bassi, l'Olanda, il Cile, il Camerun e gli Stati Uniti. Gli unici italiani presenti, a meno che non ci saranno qualche tifoso che andrà là per piacere, sarà l'arbitro Gianluca Rocchi, coadiuvato dagli assistenti di linea Mauro Tonolini ed Elenito Di Liberatore. Si giocherà questo mondiale e in buona parte della Russia, però la parte della Russia che guarda verso l'Europa, c'è tutta una parte della Russia, quella asiatica, dove non si giocherà questo mondiale, è un continente sterminato, no? La Russia si giocherà nelle seguenti città: a Mosca, stadio Luzhniki e Orkhiti Arena, San Pietroburgo allo Zenit Arena, a Kaliningrad, Arena Baltica. Tra l'altro Kaliningrad è l'unica città della Russia che sta al di là della Russia, sta dopo le repubbliche baltiche pur facendo parte della Russia. Si giocherà a Kazan, alla Kazan Arena, a Novgorod, allo stadio Nizhny Novgorod, alla città di Samara, stadio Samare, città di Volgograd, Volgograd Arena, città di Saransk, lo stadio si chiama Mordovia Arena, città di Rostov sul Don, al Rostov Arena Stadio, la città di Sochi, lo stadio si chiama Olimpico Fist, e allo stadio della città di Ekaterinburg, che è la città più asiatica, più a est di tutto il continente, di tutta la Russia, in sostanza, si chiama Stadio Centrale. Detto questo, buon campionato del mondo a tutti, buon prossimo campionato di eccellenza, di Serie D, di Serie C, di tutte le categorie. Un attimo di pausa, poi siamo di nuovo qua. E siamo giunti davvero agli sgoccioli della nostra trasmissione. Abbiamo già nel corso del nostro programma un po' riepilogato i risultati delle gare odierne. Facciamo un brevissimo ripasso partendo dalla promozione, vedendo quello che è successo, anche se abbiamo detto per molti aspetti lo abbiamo già anticipato. Innanzitutto nel girone A si giocavano le due gare dei playoff, Filottranese batte Valfoglia 2-1 e a Mondolfo la vittoria del Sassoferrato Genga per 1-0, quindi la finale, come peraltro abbiamo già preannunciato, è tra la Filottranese e il Sassoferrato Genga. Si è giocata anche la partita
dei play-out con il Villa Mussone che ha battuto per 3-2 la Passatempese, quindi retrocedono dalla promozione girone A il Real Metauro e il Moglie Vallesine la Passatempese. Abbiamo già detto nel girone B Potenza Picena batte il Verecina 4-2, mentre a Colli del Tronto c'è stata la vittoria del Montefano sull'Atletico Azzurra Colli. C'è giocata anche comunque la partita di ieri dei play-out con il Montalto che ha battuto il Trodica per 2-1. Quindi retrocedono la GRVS Ascoli, la Pinturetta Falco di Porto Sant'Elpidio ed appunto il Trodica. Vediamo invece cos'è successo in prima categoria per quanto riguarda i play-off. Le partite: a Fermignano Lunano batte Fermignanese 2-0, Villa San Martino batte Tavernelle 2-0, quindi la finale play-off sarà tra Villa San Martino e Lunano. Gara dei play-out: Santa Cecilia Urbania batte Pisaurum 2-1, quindi retrocede in seconda categoria il Pisaurum. Prima categoria girone B play-out: a Belvedere Ostrense Avis Arcevia batte Belvederese 1-0, mentre Borghetto e Ponterio è terminata sul 2-2. C'è da registrare la promozione del Val di Chienti Ponte che ha battuto il Castignano 6-4 dopo i calci di rigore, mentre è stato già accennato da un nostro WhatsApp, il Porto Potenza si salva nel girone C di prima categoria vincendo per 2-1 sul campo del Caldarola. Salva anche nel girone D la Cento Prandonese sul Montottone New Generation, la vittoria è stata per 3-0, quindi Montottone che retrocede in seconda categoria, Cento Prandonese che rimane in prima categoria. È il momento dei ringraziamenti dopo questo lungo ciclo di 38 trasmissioni, anzitutto agli amici della San Marco Servigliano Lorese, grazie per esserci venuti a trovare. E ovviamente in bocca al lupo per la prossima stagione. Grazie a tutti i nostri collaboratori che hanno curato i più di 500 servizi che vi abbiamo proposto, collaboratori dalle Marche e non solo, grazie a Francesco Tanoni in regia, grazie a Giancarlo Lorenzini, Pierpaolo Baiocco e Stefano Fazzini che si sono alternati alle telecamere, grazie soprattutto a Giuliano Gubinelli e a Sara Santacchi, compagni di viaggio impareggiabili. L'appuntamento quindi è per settembre prossimo, buona estate a tutti, sarete in compagnia ovviamente con i nostri notiziari per tutti gli aggiornamenti e con il nostro sito utvrs.it. Grazie a voi tutti che ci avete seguito dal 3 settembre 2017 e ci rivediamo tra 3 mesi. Arrivederci.